Finalmente. Che fu? Ah, mi rilasso dopo lavoro. No? Che state vedendo? Ah, che male. I puffi. Cos'è il grande puffo? Cosa stai facendo? È come quando facevo con quelli delle televendite. Non ti dai che dicevo. Sto tornando! Speriamo che non dappa. 2 hours later. Ecco, adesso l'ho comprato. Magnifico. Allora, devo entrare in casa. Facciamo così. Questa è un'idea micidiale per fare un nuovo canale su YouTube. Allora, vediamo cosa ne penseranno. Ragazzi, guardate cosa ho comprato. Oh, una bottiglia di gin, ragazzi, ho avuto un'idea micidiale. Ho avuto un'idea micidiale guardando questo video di How I Met Your Mother che voi stavate guardando. Dobbiamo fare un gioco alcolico in cui quando i complottari dicono parole interessanti, noi beviamo uno shotino di gin. Quindi dici con i complotti? Certo, con la teoria del complotto. E ho dato pure il nome. Sai che alcune volte loro... No, sai che alcune volte appunto alcune persone dicono gomblotto, gomblotto. Cambiamo la O in I e la chiamiamo gimplotti. Tanto, bicchieri ne abbiamo tantissimi. Quindi magari possiamo fare tipo 6-9 parole, 3 parole ciascuno magari. Ne abbiamo tantissimi. E quindi... Non utilizzare troppo, scusami, no, che senso ha? Ah, no, no, non dobbiamo farlo così. Dove fare tipo un giochino, no? Tipo quando qualcuno dice la parola, il più lento è girare il bicchiere al contrario, perché così ha senso. No, perché tu deve non... poi deve essere per i complotti, per le parole che noi dobbiamo decidere, no? Esatto. No, diciamo no, le parole, cioè no, ovviamente lo facciamo prima di vedere qualsiasi video, e penso che dovremmo iniziare con quello sul coronavirus. Direi che siamo in tema, no? E poi ci dilungheremo con altre teorie del complotto, tipo che ne so, le scie chimiche. I rettiliani. I vaccini. Il nuovo ordine. Il nuovo ordine. Quello è un evergreen che non muore mai. Direi di no. Lo facciamo? Per me va bene. Va bene. Sembra molto... No. Come no? No, questo l'ho comprato adesso. Oh no. Adesso la mettiamo qua. Se tu vuoi bere, sistemiamo la stanza e facciamo il nostro primo episodio di Gimplotti. Ne facciamo uno di prova, così noi vediamo come viene. E in caso poi... Se l'idea può andare bene. Li facciamo in serie. Magari una decina, una dozzina di episodi. Proviamo. Vediamo come viene. Cosa esce fuori.